Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. E io sono Nadia. Insieme a noi ci sono Federico e Ginevra, i nostri pulcini. Oggi ci troviamo a Sirmione. Andiamo a visitare insieme questo antico borgo medievale e non solo. Però prima di venire con noi a Sirmione, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se volete attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nuovi video. E se questo video sarà stato di vostro gradimento, metteteci un like. Grazie. Sigla. Buongiorno, siamo arrivati a Sirmione, abbiamo fatto sosta nanna vicino a Brescia, poi papà è partito per portarci a Sirmione e tu hai fatto la nanna. Ora stiamo cercando di capire dove parcheggiare. Quello che passeggia è Gabri. Eccoci qua, siamo arrivati a Sirmione, abbiamo trovato questo parcheggio per camper. In realtà la segnaletica è un po' particolare, non si capisce se è a pagamento, se è gratuito, se era a pagamento. Abbiamo chiesto anche un pochino in giro, qua c'erano degli operai che stavano lavorando e anche loro mi hanno detto non si sa, non è chiaro, stanno cambiando un po' di cose, quindi vedremo se prenderemo la multa o meno. Noi nel frattempo siamo quasi pronti, sono le 11:30. I bimbi sono lì pronti, mamma sta per scendere e quindi partiamo e andiamo insieme a scoprire Sirmione. Eccoci qua, per raggiungere Sirmione, il castello, quindi il centro storico, c'è questa bellissima passeggiata completamente sul lago. Federico sta facendo il dinosauro. Qua siamo quasi arrivati al castello medievale, abbiamo percorso circa 2,5 km, ci abbiamo messo una mezz'oretta prendendocela un po' con calma, con anche qualche pausa. Sirmione è caratterizzata da questa lunga linea di terra che si estende all'interno del lago di Garda, lunga circa 4 km, e noi appunto 2,5 km circa li abbiamo percorsi a piedi con i passeggini, una bella passeggiata all'ombra, proprio in riva al lago, quindi molto bella. Vediamo adesso, vedo già che stiamo arrivando, intravedo già le torri del castello, quindi noi proseguiamo la nostra camminata. Abbiamo appena oltrepassato le mura, qui di fronte a me c'è il castello Scaligero e appunto noi adesso continuiamo la passeggiata, andiamo a vedere una piccola spiaggetta che appunto abbiamo trovato le indicazioni per il percorso turistico, e il percorso panoramico e anche appunto questa piccola spiaggetta. Qua alla mia destra si vede la Darsena, la muraglia che appunto proteggeva la Darsena nel periodo medievale. E lì sopra vedete la torre con i merletti
a forma di coda di rondine tipica appunto degli scaligeri. Proseguiamo ancora, sempre seguendo le indicazioni della nostra passeggiata panoramica. Oltrepassiamo le mura ed eccoci di nuovo qui. C'è una scalinata! Oh, che bello! Abbiamo trovato il primo lido e ora vediamo se ci si riesce ad arrivare coi passeggini e faremo, mi sa, qui la nostra pausa pranzo. Perché Fede è già da mezz'oretta che ce la smena, che ha fame, lui vuole fare pappa. Va bene, andiamo sulla spiaggia e poi così facciamo pranzo insieme. Abbiamo sbagliato strada, nel senso che la strada sarebbe corretta ma ci sono un po' troppi gradini da fare, quindi torniamo un pochino indietro e appunto riprendiamo la strada, la rimbocchiamo da sotto. Eccoci, abbiamo finalmente trovato il posto che volevamo e appunto è questa passeggiata lungo lago in cui adesso andremo a fare pranzo. Fede ha anche trovato un bel gioco. Ci sono due bellissimi cigni e guardate che pesci enormi anche che ci sono lì nell'acqua. Questa piccola spiaggetta alle mie spalle è la spiaggia delle Muse. È proprio subito vicino al centro storico. Noi continuiamo ancora perché volevamo raggiungere il lido Giamaica, quindi la spiaggia Giamaica. Passeggiando abbiamo anche trovato questa zona con appunto l'acqua termale, vedete lì che è chiara, ecco, vi dico anche c'è il tipico odore di zolfo e poi appunto tutta l'acqua del lago. Ora ci stiamo dirigendo alle grotte di Catullo. Non lasciatevi ingannare dal nome grotte perché in realtà è un'antica villa romana, anzi quel che è rimasto di questa antica villa romana è la più ben tenuta dell'Italia settentrionale. La villa occupa un'area di circa 2 ettari ed è circondata da uno storico uliveto composto da 1500 piante e all'interno si trova l'area archeologica dove c'è appunto il piccolo museo archeologico di Sirmione. Andando verso la villa, o grotta di Catullo, abbiamo trovato questo bel parco Maria Callas, dove c'è un bel verde e ci sono delle panchine. Ragazzi, io avevo prenotato un parcheggio qui, volevo venire a parcheggiare qui col camper, ma non ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alle grotte di Catullo, oggi sono chiuse perché appunto qui è ancora zona arancione e comunque siamo arrivati da qua in avanti, per il momento non possiamo andare.
Momento cultura. Il lago è un'importante meta turistica, infatti ogni anno è visitato da milioni di persone. La sua superficie è di circa 370 km quadrati e tocca tre regioni, cioè Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Niente, purtroppo la spiaggia Giamaica non siamo riusciti a raggiungerla perché abbiamo trovato strade chiuse. Esatto, c'era la strada chiusa, quindi interrotta, e non abbiamo potuto raggiungerla. Peccato, sarà per un'altra volta. Adesso noi continuiamo a spingere un pochino i passeggini e torniamo nel paese e facciamo un giretto nel centro storico. A dopo. Lungo la strada del ritorno abbiamo trovato questa campana, la Giulia, una campana dedicata a tutti i caduti, che suona all'ora del tramonto in alcune date particolari, in alcune ricorrenze particolari. E qui di fianco a me c'è anche la chiesa di San Pietro, questa piccola chiesetta edificata all'incirca nell'anno 1000. Qui a Sirmione troveremo due terme, quelle di Catullo e quelle di Virgilio. Qui, come vedete, siamo davanti alle terme di Catullo. Nel paese ci sono comunque anche hotel che hanno centri benessere e spa. Una preda. Questo è fino pinguino di latte e Nutella. Allora questo subito golosone. È bastato sentire la parola Nutella. Questo è il mascarpone picco. Amore, che gelato ne abbiamo preso? Quella pallina. Una pallina hai mangiato? No amore, no, secondo no, me fede. Non è una pallina, cos'è questa? È una fra? Tartellina. Una fragolina.
Ecco, una cosa che abbiamo scoperto passeggiando è che nel centro non si può andare con le bici. Probabilmente solo i residenti, perché un paio di bici le abbiamo viste, però qui fuori c'è, diciamo, un controllore che segnala che non si può entrare con le bici. Ma solo mia figlia si addormenta ciucciando la catenella invece che il ciuccio, o anche le vostre? La giornata è praticamente conclusa, stiamo arrivando al nostro camper. Abbiamo trascorso l'intera giornata a Sirmione, è stata una giornata piacevole, il centro storico molto bello, siamo arrivati fino alle grotte di Catullo, che al momento erano chiuse, ma comunque sono state interessanti. C'era uno scooter e devo dire molto ben curate, i giardini tutti quanti fioriti, quindi una bella giornata, secondo me un bel itinerario per trascorrere una giornata. Sì, una passeggiata piacevole. Ora siamo sul camper, andiamo anche a scoprire se alla fine abbiamo preso o no la multa. Non siamo sul camper? Sì, siamo quasi arrivati. Ok. Siamo al quasi arrivati, viaggio. Al prossimo viaggio, ciao! Ciao. Per questa volta ci è andata bene, la multa non c'è. Ciao a tutti!